Allora, oggi vogliamo cominciare a studiare il problema di massimizzazione o di minimizzazione di una funzione continua su un compatto di Rn. Diciamo che il problema nostro suonerà più o meno in questo modo, sarà di questo tipo. Noi avremo il problema del massimo F su T, dove F è una funzione che va dall'aperto A di Rn a valori in R, F appartenente a C0 di A, aperto, e poi T in genere sarà l'insieme degli x appartenenti a Rn, tali che, e qui avremo un set di disequazioni F1 di x meno o uguale a 0, Fn di x meno o uguale a 0, dove queste in genere sono funzioni continue, almeno continue. Quindi avremo che questo insieme è naturalmente chiuso, perché questi sono, diciamo, l'insieme delle x che soddisfano queste disequazioni sono tutti chiusi. L'intersezione di un numero infinito di chiusi è chiuso. Se questo insieme è anche limitato, T è compatto. Allora, per il teorema di Weierstrass, noi abbiamo una funzione continua su un insieme compatto, questa funzione ammette massimo e minimo. Facciamo un esempio molto semplice. Io posso avere in R2 insieme dei punti che stanno al di sotto di una retta all'interno di un cerchio, questo è il mio T, no? Per esempio posso avere, supponiamo che questo sia il cerchio di centro origine di raggio 1, ho l'insieme delle xy, perché stiamo in R2, mettiamolo come vettore, tali che x quadro più y quadro minore o uguale di 1, e poi facciamo minore o uguale di 4, così lo facciamo di raggio 2, e poi facciamo y minore o uguale di x più 1. Questo è il mio insieme t. Questo è un esempio, eh? Se vogliamo determinare meglio questo insieme, possiamo andare a valutare le coordinate di questi due punti. Se vogliamo valutare le coordinate di questi due punti nell'esempio, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a sostituire y uguale a x più 1, a mettere cioè al sistema non le disequazioni ma le equazioni. Qui stiamo sulla frontiera del cerchio e sulla frontiera di questo semipiano. Quindi otteniamo x quadro più x più 1 al quadrato uguale 4, quindi 2x quadro più 2x più 1, allora diciamo meno 3 uguale a 0. Poi che risolvete l'equazione di secondo grado, vi trovate la coordinata x e quindi poi anche la coordinata y di quei punti. La figura può non essere fatta bene. Una volta fatto questo, abbiamo più o meno anche, possiamo dare anche una descrizione geometrica di t, però t è già descritto in questo modo. A questo punto noi possiamo prendere una funzione, per esempio, definita su tutto R2, f da R2 in R, quindi definita anche su t, e possiamo andare a cercare di fare il massimo o il minimo di f. Qual è il problema? Il problema è diverso sostanzialmente rispetto all'analisi 1, perché l'analisi 1 normalmente t è un intervallo, io per trovare i punti di massimo o di minimo, se la funzione è
derivabile, vado a imporre che i punti siano a derivata nulla, siano stazionari, quindi vado a cercare i miei punti di massimo e minimo dove? Se vi ricordate il teorema di Fermat, andavo a cercare tra i punti stazionari, i punti dove non c'era la derivata e gli estremi dell'intervallo. Ma questi ultimi due insiemi in genere hanno un numero finito di punti. Pensate per esempio alla funzione valore assoluto. Il minimo sta in 0 dove la derivata non c'è. Per esempio sull'intervallo meno 1, 1, il massimo sta in meno 1 e 1 che erano gli estremi dell'intervallo. Però parliamo di tre punti da aggiungere agli eventuali punti stazionari. Quindi si trattava di fare un numero finito di confronti e finivamo. Il problema qui è che il massimo di questa funzione, di la funzione f, a seconda della funzione f, potrebbe stare all'interno di t, ma potrebbe stare anche sulla frontiera. E allora, come facciamo? Una frontiera stavolta è costituita da infiniti. Allora, come facciamo a individuare, qualora il massimo sia sulla frontiera, quali sono i punti dove può stare il massimo? Questo è un po'. Non solo, le condizioni per capire se c'è un punto di massimo, per esempio, qui, o se c'è un punto di massimo qui, intuitivamente non sono le stesse. Perché qua la frontiera, diciamo, almeno intuitivamente, in qualche modo è liscia. Qua no. Quindi dobbiamo capire un po' meglio come affrontare questo problema. Ok? Per capire un po' meglio come affrontare questo problema, facciamo una premessa di carattere generale. Andiamo a prendere una funzione, per esempio, prendiamo una funzione di due variabili, f di x, y uguale y quadro meno x quadro. Ma un caso molto semplice, in cui la funzione è un polinomio di grado 2, anche omogeneo. Allora, se vi ricordate, adesso questa funzione va da R2 in R, questa è definita su R2, ok? Quindi se io qua disegno R2, cosa sto disegnando? Solo il dominio della funzione. Quindi R2 è il dominio della funzione. Ovviamente prendo una funzione di due variabili perché altrimenti ho difficoltà pure a disegnare il dominio. Se la prendo di tre variabili, il dominio sta in R3, lo riesco ancora a disegnare, però lo devo disegnare sulla lavagna, quindi ho problemi di prospettiva. Se lo prendo addirittura con più di tre, se la prendo addirittura con più di tre variabili, il dominio non lo, neanche il dominio disegno più. Allora, noi intanto sappiamo che di questa funzione, se possiamo, diciamo, possiamo calcolare il gradiente, il gradiente è meno 2x. Allora, per esempio, prendiamo il punto 1, 1, nel punto 1, 1, il gradiente, la prima componente è negativa, la seconda è positiva, quindi il gradiente fa così. Lo faccio un po' più corto, non lo faccio veramente lungo meno 2 e 2. La
abbiamo, diciamo, facciamo, vabbè, diciamo che questo è il punto 1-1, questo gradiente. Se vi ricordate, questo discorso l'abbiamo già fatto in analisi 2, il gradiente rappresenta la direzione di massima pendenza, cioè la direzione verso la quale per piccoli spostamenti il valore della funzione aumenta di più. E se vi ricordate la formula di Taylor per funzioni di più variabili, chiamiamo doppio in Rn, perché x e y sono indicatori coordinati, non mi sembra opportuno indicare con x il vettore di Rn. Allora qui abbiamo che f di un punto v doppio è uguale a f di doppio 0 più il gradiente di f calcolato in doppio 0 scalare di doppio meno v doppio 0 più termine di ordine superiore a v doppio meno v doppio 0. Ok? Allora vedete che se questo è il punto v doppio 0, se trascuriamo i termini di ordine superiore e ci teniamo soltanto l'approssimazione lineare della nostra funzione, partiamo dal valore f di w0 e dov'è che questo incremento si realizza, diciamo, nella massima quantità possibile? A parità della lunghezza dello spostamento. E qua questo prodotto scalare è la lunghezza di questo vettore che è fisso per la lunghezza di quest'altro per il coseno dell'angolo compreso. E naturalmente il coseno dell'angolo compreso è massimo, vale 1 quando l'angolo è 0. Quindi vuol dire che se io mi sposto nella direzione del gradiente, a parità di spostamento, l'incremento della funzione è maggiore. No? Quindi di qua la funzione cresce di più. E se mi sposto in maniera ortogonale al gradiente, questo incremento è 0, poi bisogna andare a vedere i termini di ordine superiore, se mi sposto nella direzione opposta al gradiente, il valore della funzione sta scendendo. Ok? Allora, come si può evidenziare meglio questa situazione? Andiamo a considerare l'equazione y quadro meno x quadro. Allora, io ho preso il punto 1,1. Nel punto 1,1 f di 1,1 vale 0. Allora, andiamo a prendere questa equazione qua. Allora, questa mi dà y quadro uguale x quadro, cioè cosa mi dice questa equazione? Mi dice il luogo dei punti in cui la funzione assume esattamente lo stesso valore che nel punto W0. Questo si chiama curva di livello. In questo caso la mia curva di livello si sdoppia in due rette. Allora, una retta è questa e una retta. In generale la mia curva di livello, se ci metto qua un'altra costante, sarà un ipercole con quegli assenti. Però, quindi per esempio, rifacciamo la situazione nel punto 2,1. Quindi il gradiente di f nel punto 1,1 abbiamo detto è meno 2,2. Andiamo a rifare la situazione nel punto 2,1.
se mi sposto qua, il mio gradiente è un po' più così, meno 4, 2 significa questo, perché nel punto 2,1 f di 2,1 vale meno 3, ok? Allora andiamo a scrivere y quadro uguale x quadro meno 3, quindi la x diventa più o meno la radice di x quadro meno 3. Nel punto, sì, scusate, ho sbagliato, fare questa radice quadrata, diciamo, questo qui io ho y uguale più o meno la radice quadrata di x quadro meno 3, bisogna che il radicando sia positivo, quindi x deve essere maggiore di radice di 3 o minore di meno radice di 3. Se andiamo a fare il disegno della nostra percola, ovviamente deve essere simmetrico, quindi cerco di farlo simmetrico per quanto mi consentano le mie capacità, ma più o meno fa così. Allora vedete che cosa succede? Com'è il gradiente rispetto alla curva di livello? Si capisce, si intuisce anche visivamente. È ortogonale, si vede che è ortogonale. E perché questo deve essere vero? Allora, il problema è che innanzitutto noi dobbiamo capire come definire l'ortogonalità, perché questa è una curva, non è una retta. Allora dobbiamo capire prima qual è la tangente, però di persone tangente ne abbiamo già parlato, perché noi abbiamo visto che quando una curva, noi per curva in questo caso intendiamo sostegno di una curva, quando un luogo geometrico è il sostegno di una curva, noi abbiamo già definito il versore tangente, anche se non abbiamo provato, ma è lo stesso per qualunque parametrizzazione regolare, e il versore normale, che poi è quello che ortogonale al versore tangente. Quindi qua c'è un versore tangente alla curva di livello, c'è una tangente e poi c'è l'ortogonale. Ho fatto bene, questo è tangente e quello è normale. Chiaro? E perché si capisce benissimo da questa formula? Perché quando io mi muovo sulla curva di livello, per esempio, dove mi sto muovendo? Y quadro meno x quadro uguale meno 3, mi sto muovendo nell'insieme dei punti dove la funzione è costante. Curva di livello per definizione vuol dire che la funzione là sopra è costante. In questo caso la mia funzione f di xy qui sopra e qui sopra vale meno 3. Allora indichiamo stavolta w0 questo punto qua. Allora quando io vado a fare f di w meno f di w0 deve essere costante,
questo al primo membro, f di w meno f di w0 è la somma di questi due incrementi. Questi due incrementi non hanno lo stesso ordine. Questo incremento di w meno w0 ha ordine 1, perché vedete è il prodotto scalare di w meno w0 con un vettore fisso. Questi quindi dipenderà dall'angolo, ma questo incremento, se l'angolo è diverso da 90 gradi, è modulo di questo, per modulo di questo, per l'angolo che è fisso, se ci muoviamo in una direzione che faccia un angolo fisso con questo vettore. A questo punto sarà di ordine esattamente modulo oppure norma, lo vogliamo chiamare, di W meno W0, norma di idea. Questi altri incrementi invece di ordine superiore, quindi due incrementi non si possono compensare se lo spostamento è piccolo. Allora, qual è l'unico modo affinché questo incremento sia nullo? Intanto si deve annullare questo, poi si dovrà annullare pure questo. Ma intanto si deve annullare questo, perché se questo non è nullo, cioè se ci stiamo spostando in una direzione che non faccia un angolo di 90 gradi con lo spostamento, questo incremento, questo pezzo qui dell'incremento è un incremento di ordine 1 e altri pezzi di incremento di ordine 1 non ce ne stanno, gli altri pezzi dell'incremento sono di ordine superiore. Quindi quando io mi sposto lungo la curva di livello, questo pezzo dello spostamento, se lo spostamento è piccolo, deve essere 0. Che vuol dire? Vuol dire che se io faccio piccoli spostamenti sulla curva di livello partendo da W0, lo spostamento deve essere ortogonale a questo vettore qua. Ma piccoli spostamenti lungo la curva di livello sono spostamenti lungo la tangente, diciamo il versore tangente. Dovete prima fare una parametrizzazione della curva di livello, poi fare il versore tangente. Quindi una volta che avete il versore tangente, il gradiente della nostra funzione è ortogonale a questo tangente, cioè sintetizzando il tutto, il gradiente di una funzione è sempre di una funzione di classe C1, no? È sempre ortogonale alla curva di livello, alle curve di livello. In un punto prendete la curva di livello che passa per quel punto, è sempre ortogonale a quella curva di livello. E allora uno dice, torniamo al caso precedente, alla curva di livello y quadro meno x quadro uguale a 0. Io la chiamo curva di livello, però queste sono due rette e queste due rette si incrociano. Dove si vanno a incrociare? Nell'origine. Allora qui in qualche modo, lo vedremo poi meglio quando faremo il teorema del D, questa non è una curva di livello, cioè è una curva di livello ma è fatta di due pezzi, cioè non posso parametrizzare con un'unica parametrizzazione questi due pezzi. Devo parametrizzare x uguale a x e y uguale a meno x separatamente. Ma allora, e ognuna delle due ha un versore tangente, vedete, questa c'ha questo versore tangente e l'altra c'ha questo versore tangente. Una retta, il versore tangente è una retta, è lungo la retta stessa. E allora come fa il gradiente a essere ortogonale a entrambe? Perché se siamo in questo punto qui, vuol dire che il nostro gradiente deve essere ortogonale alla curva di livello, ma la curva di livello è fatta di due pezzi. Può essere che il gradiente sia ortogonale a entrambi i pezzi, visto che questi due vettori sono diversi? Sì, perché se voi fate il gradiente dell'origine viene certo. Quindi, come vedete, questa condizione ci vuole per forza, perché qua la funzione rimane costante sia se mi sposto lungo questa retta, sia se mi sposto lungo quest'altra retta. Quindi questo gradiente deve essere ortogonale a questo spostamento, a questa direzione, eppure a questo. E quindi deve fare il senso. E infatti nell'origine questo gradiente deve fare. Quindi questa curva di livello qui si chiama curva di livello perché
f di x uguale c è una curva di terza dimensione. Però in questo punto presenta dei problemi se la vogliamo parametrizzare. Allora, quindi da questa situazione noi ancora non abbiamo parlato, stiamo parlando solo della funzione f, non stiamo ancora parlando di t. Però da questa situazione già possiamo intuire vari problemi che poi dovremo affrontare. Intanto abbiamo capito che il gradiente ortogonale è V. Il gradiente indica la direzione di massima tendenza della funzione. Ci conviene molto spesso, per capire come è fatto il grafico di una funzione di due variabili, non disegnare il grafico, ma ci conviene disegnare il dominio e riportare nel dominio il gradiente in vari punti, o meglio ancora le curve di livello. Per esempio, se io voglio disegnare, voglio far capire come è fatta questa funzione qui, cosa posso fare? Allora, andiamo a continuare questo esempio, quindi stiamo sempre solo parlando di una funzione di più variabili, in questo caso di due variabili, oltretutto estremamente semplice. Allora, io ho la funzione f di xy uguale y quadro meno x quadro, poi il gradiente di f calcolato in xy è uguale a meno 2x, 2y, e poi ho le curve di livello, sono y quadro meno x quadro uguale c. Ora, io posso disegnare questo gradiente in vari punti, lo posso disegnare dappertutto? No, perché dovrei disegnare un'infinità di vettori. Il vettore lo applico nel punto dove sto calcolando il gradiente. Però ne posso disegnare un po'. Certamente, se ne disegno tanti, se ne disegno 2000, qua sopra ci stanno 2000 freccette e non si capisce più niente. Soprattutto se le disegno non in scala. Se le riduco un po' in scala in maniera tale che le freccette non si sovrappongano, faccio piccolino, magari qualcosa si capisce, però devo sempre disegnare 2000. Se invece disegno le curve di livello, quante ne devo disegnare? Vediamo un po'. Allora, cominciamo a disegnare. Questa era la curva di livello e qua sappiamo che il livello è uguale a 0. Allora qua ci metto 0 0 0, poi disegno un'altra curva di livello, allora diciamo che questa curva di livello passa per il punto 1 0, e questa qua è meno 1 meno 1. Poi disegno un'altra curva di livello. E qua siamo a 1. È chiaro che ne posso disegnare altre. Ne ho disegnate in realtà soltanto 3, anche se in realtà queste 3 hanno 6 pezzi. Però la situazione è già abbastanza chiara, anche se ne ho disegnate solo 3. Se io andassi a fare il disegno della mia funzione, il disegno della mia funzione sarebbe, del grafico della mia funzione, sarebbe una cosa fatta così, una sella. Questo lo sto valutando in prospettiva,
questa è la 6x, questa è la 6y e questa è l'asse z. Se adesso vado a segnare il grafico, perché il grafico sa nel prodotto cartesiano x, y, z, 0 uguale a f di x. Quindi, come vedete, lungo l'asse y la funzione si comporta come y quadro, perché x uguale a 0 è costante. Lungo l'asse x la funzione si comporta come meno x quadro. E questa è la situazione che abbiamo provato in analisi 2 quando abbiamo fatto i massimi e minimi liberi. Questa funzione qui aveva l'unico punto stazionario libero, è dove si annulla il gradiente, e questo mi dice che è nell'origine, però questo punto qui non era né un massimo né un minimo, era quello che abbiamo chiamato punto 7, perché quando andavamo a fare una matrice hessiana, la matrice hessiana adesso viene meno 2, 2, meno 2, 0, 0, 2. È costante, tutti i punti vale meno 2, 0, 0, 2. Poteva anche essere variabile, ma comunque nel punto in questione vale meno 2, 0, 0, 2, perché l'essiano ci andando a valutare nel punto stazionario. E gli autovalori di questo essiano sono 1 negativo meno 2 e 1 positivo 2. Se vi ricordate, in analisi 2 abbiamo visto che questo corrispondeva al fatto che il punto localmente non era né massimo né minimo, perché se mi sposto in una certa direzione la funzione si comporta, diciamo, localmente quella direzione è un massimo e l'altra direzione è un minimo, e quindi complessivamente non è più massimo né minimo, abbiamo un punto 6. Quindi questo si vede a livello guardando le curve di livello, perché voi vedete, noi qua siamo a meno 1, se noi tagliamo a livello meno 1, tagliamo a livello meno 1, cosa viene? Vengono a livello meno 1, vengono due, viene un'iperbole, sto tagliando al di sotto del punto sella, quindi io taglio questa parte della sella, che è una sella che si estende infinitamente, mi dà un'iperbole, e l'altra parte dell'altra parte dell'iperbole. Quando taglio al di sopra del punto sella, i due rami di perpola mi vengono al contrario, cioè mi vengono questi rami di perpola quando taglio a livello 1. Quando taglio esattamente sul punto sella mi vengono le due rette. Fare la figura diventa difficile, come vedete il problema è in prospettiva, però si capisce. Io taglio esattamente sul punto sella, miracolosamente questo taglio mi dà due rette, taglia la sella lungo due rette. Comunque, si intuisce. Quindi la lezione che dobbiamo ritenere da tutto ciò è che a cosa servono le curve di livello? Le curve di livello, oltre che a capire il grafico della funzione, per esempio, quando andate a leggere una cartina di topografia, se dovete leggere la cartina topografica dei monti che stanno qua dietro, cosa molto fatta, che è molto usata durante la Seconda Guerra Mondiale, dove nella cartina topografica voi normalmente avete le curve di livello dell'altezza, no? Quelle si chiamano in genere isoipse, ok? E isoipse, diciamo, iso vuol dire stesso, stesso livello, però in quel caso y è l'altezza, quindi isoipse. E le isoipse di questa funzione sono fatte così. A cosa servono queste curve di livello? Ci servono a due cose. Prima di tutto sappiamo che in ogni punto il gradiente è ortogonale alla curva di livello, o per meglio dire, dobbiamo parametrizzare localmente la curva di livello. Quindi prendere
un vettore tangente, poi fare l'ortogonale. Da che parte, siccome di ortogonale ce ne stanno due, da che parte punta il gradiente? Punta verso i livelli crescenti. Quindi da meno 1 sale da questa parte, perché qua c'è 0. Se 0 fosse stato di qua, il gradiente avrebbe puntato dalla parte opposta. Quindi qua, anche qui, il gradiente punta da questa parte, qui il gradiente punta da questa parte. Quindi se voi seguite, diciamo, volete salire, potete seguire delle diciamo, direzioni che di volta in volta, se volete salire nel modo più veloce possibile, di volta in volta sono ortogonali delle curve che saranno in ogni punto, diciamo, di intersezione con le curve di livello saranno ortogonali, si possono disegnare, questo non, è, non lo vogliamo fare adesso. Chiaro? Detto questo, ricordatevi anche una cosa proprio semplicissima, banale, ma che ci vuole. Le curve di livello, oltre a ricordarsi che sono ortogonali al gradiente, quindi, primo fatto da ricordare, curve di livello e gradiente sempre ortogonali, il gradiente punta verso i livelli crescenti, ma banalmente le curve di livello separano i livelli più bassi dai livelli più alti. Cioè, nel momento in cui qua c'è meno 1, da qua la funzione su questa zona, queste due zone, la funzione è minore di meno 1 e in mezzo è maggiore di meno 1. E sulle curve di livello qua meno 1. Quindi questo è un fatto banale, ma va ricordato. Ok. Adesso andiamo a il nostro primo problema in un esempio, il nostro primo problema di massimo minimo su un insieme compatto di R. Allora prendiamo T nell'isse, prendiamo x quadro più 4y quadro minore o uguale di 4. Allora, andiamo a disegnare, questa è un'ellisse, è un problema molto semplice, però non ho voluto mettere proprio un cerchio. Allora, qua come è fatto il nostro insieme? Sappiamo bene che è un'ellisse, questa ellisse passa per ha i semiassi lungo l'asse x e lungo l'asse y, il semiasse lungo l'asse x è lungo 2, mentre il semiasse lungo l'asse y è lungo solo 1. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo. Spostiamo queste due e questo è 1, la proporzione non è perfetta, ma più o meno sempre meglio che ridisegnare le ellisse. Ok? Ok. Allora cominciamo a disegnare alcune curve di livello di fondo. Allora, le curve di livello stavolta, per non confonderle con la frontiera delle ellisse, le disegno tratteggiate. Allora, le curve di livello sono le stesse di prima. Allora, a qui ho c uguale a 0, livello uguale, era uguale a 0. Andiamo a prendere il livello
f di xy uguale 1 e poi prendiamo f di xy uguale a meno 1. Se andate a disegnare la curva di livello con 1, vi viene una cosa qua. Allora, e di sotto fatta così, qui abbiamo il livello c uguale 1. Forse mi conviene disegnare lo stesso piene, perché sennò cioè allora l'insieme, la frontiera dell'insieme la faccio azzurra e le curve di livello, allora, questa è la c uguale a 0, vengono sicuramente meglio se non le disegno da atteggiare. Poi prendiamo quella con c uguale a 1 e poi prendiamo quella con c uguale a meno 1. Ok, queste qua sono fatte più o meno così, più o meno, eh. Possiamo dedurre da questo grafico, da questo disegnino fatto male, ma insomma. Beh, già guardando la figura potremmo dedurre quanto vale al massimo la funzione e dove sono i punti di massimo. Perché? Notiamo che la curva di livello 1 tocca la frontiera dell'insieme. Allora, punti massimi e minimi, quando io vado a studiare il massimo di f su t o il minimo di f su t, io per prima cosa, prima di fare questo, dovrei vedere se il massimo sta dentro. Ma se il massimo fosse interno, dovrebbe essere un punto stazionario. Sappiamo che in un punto stazionario il gradiente si annulla. Questa funzione, l'unico punto dove il gradiente si annulla è l'origine, che è sì un punto stazionario, ma abbiamo visto prima che per la funzione non era un punto localmente di né di massimo né di minimo, ma era un punto sella. Questo perché i punti di massimo e minimo locali per funzioni più variabili avevamo fatto già in analisi 2. Quindi punti di massimo o minimo relativo interni non ci sono, e se non ci sono di massimo e minimo relativo non ci possono manco essere di massimo o minimo assoluto interni. Quindi i punti di massimo e di minimo della funzione, se non stanno all'interno, devono stare per forza sulla frontiera. Allora, io dico che i due punti di massimo assoluto della funzione sono il punto 0, 1, questo chiamo B2, e il punto 0, meno 1, che chiamo B2. Questi sono punti di massimo. Come faccio a dirlo? Perché la posso dire? Vediamo un po'. Beh, innanzitutto la funzione là vale 1, perché vale 1? Perché la curva di livello ci passa. La curva di livello 1 ci passa. Se io faccio
0, 1, f vale 1. Se io faccio 0 meno 1, f vale 0. Ma andando a guardare la figura, cosa scopro? Cosa scopro? Beh, io qua ho tutta la figura, quindi scopro che che mio t, cioè l'insieme è tutto t, cioè dove devo massimizzare io questa zona qua. Quindi t rispetto alla curva di livello come sta? Sta tutto da una parte. Vedete, sta tutto da sotto. Cioè l'unico punto in cui la mia curva di livello, gli unici due punti in cui la mia curva di livello tocca t sono questi qua. E t sta nella zona dove la funzione è minore o uguale di meno. Quindi se ci ricordiamo il fatto appunto che le curve di livello separano la zona dove la funzione è minore di c da dove è maggiore di c, qua sta tutta nella zona dove è minore di 1, quindi qua la funzione vale 1, in tutti gli altri punti la funzione è minore di 1. E quindi senza fare con un po' di fortuna abbiamo trovato i punti di massimo. Questo è il tuo punto. E se voglio trovare i punti di minimo, vediamo un po', questo fatelo voi. Ditemi subito. Quale curva di livello devo considerare? Secondo voi? Quale sarà una curva di livello opportuna? No. Non hai sbagliato del tutto, però come l'hai detto è sbagliato. Il livello che devo considerare è meno 4. Perché se vado a considerare il livello meno 4, a meno 4 passa per 0,2. E passa anche, cioè scusate, passa per 2,0. Passa anche per meno 2,0. Questo è il livello meno 4. E poi, per ovvie ragioni di simmetria, queste sono, danno, diciamo, questa zona qua e questa zona qua sono commesse. Si toccano solo in questo punto, questo sta tutto a sinistra della curva di livello e sta tutto a destra di quest'altro ramo della curva di livello. Quindi, il mio ellisse, quindi questi punti, diciamo, andiamo di 3, il punto 2, 0, e P4 punto meno 2, 0 li chiamo, questi sono i punti di minimo e la funzione f di P1 uguale f di P2 vale 1, mentre la funzione nel punto P3 e nel punto P4 vale meno 4. Quindi io in questo caso molto semplice, aiutandomi con la figura e con le curve di livello, con un po' di intuito posso scoprire che la mia funzione su questo insieme è compresa da meno 2 e meno 4. I punti di massimo stanno qua e i punti di minimo stanno qua. Fine. Il problema è che non posso andare sempre con l'intuito, perché se io qua ci metto, che ne so, più 2x, la funzione cambia un po', le curve di livello sì, ci metto più 0,1x. Quando ho messo più 0,1x è una piccola perturbazione di quella funzione, quella storce tutte le curve di livello. Quindi cambia un pochino, i punti di massimo e di minimo si spostano un po' e le ore delle tele dovranno finire. E non lo posso fare più appunto, così facilmente. Allora ci vuole una qualche osservazione. Allora guardiamo bene, nel punto di massimo che succede? Il punto di massimo, prendiamo P1 e P2,
La frontiera di T tali che x quadro più 4 y quadro era uguale a 4. Ricordate questo? Perché t era dove x quadro più y quadro era minore o uguale a 4. Era un insieme chiuso e limitato, era un'ellisse. Questa è l'ellisse come curva, cioè la frontiera. E a questa frontiera di T appartiene sicuramente il punto 0, 1. Quindi, il punto 0, 1 sta su questa, soddisfa questa equazione. Allo stesso modo, il punto 0, 1 stava su 0, 1, apparteneva all'insieme delle x, y, tali che y quadro meno x quadro era uguale a 1, cioè la curva di livello 1 della funzionalità. Allora, che vuol dire? Andiamo a prendere queste due funzioni, prendiamo questa qui, chiamiamola f di x, no? E andiamo a fare il gradiente di f nel punto 0, 1. Il gradiente di f era meno 2x 2y valutato 0, 1 viene 0, 2. Quindi il gradiente della mia funzione f piccolo viene 0, 2. Andiamo a fare quest'altra funzione, chiamiamola f grande di x, anzi qua scriviamolo così, invece di scrivere x quadro più 4 quadro uguale a 4, scriviamo tutto quanto di momento e prendiamo uguale a 0. Allora, quello che è uguale a 0 lo chiamiamo f grande di x, f grande di x uguale a 0 descrive la frontiera di x. Andiamo a fare il gradiente di f grande nel punto 0. Il gradiente di f grande è 2x 8y che nel punto 0, 1 viene 0. Quindi quest'altro gradiente com'è? Come sono i due gradienti? Come sono? Pare? Proporzionale, cioè parallelo. Questo è 0,2 e questo è 0,1. È un caso che siano paralleli? No. Per forza devono essere paralleli. Perché devono essere per forza paralleli? Allora, ricordatevi che questa curva di livello deve lasciare, lasciamo perdere, poi la curva di livello potrebbe, in altre situazioni, potrebbe pure reintersecare l'insieme, quindi, ma localmente, se io vado a zoomare qua sopra, l'insieme deve stare tutto da una parte, altrimenti quello non è un punto di massimo locale. Allora, faccio uno zoom del mio insieme. Se la mia curva di livello fa così, può lasciare localmente l'insieme tutto da una parte? No, perché questi stanno di qua e questi altri punti stanno di là. Quindi, per esempio, qua il livello è c uguale 1 e qua è c minore di 1 e qua è c maggiore di 1. Quindi la mia funzione di qua vale di più e di qua vale di meno. Questo punto qua può mai essere un punto di massimo minimo locale? No, perché se mi sposto da questa parte
infatti nell'insieme, vedete, nell'insieme, diciamo che l'insieme era questo. Allora, qui ho dei punti dove la funzione vale più di 1 e qui ho dei punti dove la funzione vale meno di 1. È chiaro questo? Quindi, affinché la curva di livello lasci l'insieme tutto da una parte, ma allo stesso tempo tocchi l'insieme, che ci vuole? Come può essere? Beh, così può essere. Cioè le due curve, cioè quella che descrive f grande di x più uguale a 0 e quella che descrive la curva di livello, come devono essere? Si possono segare? No, perché se sono seganti tra di loro, l'insieme sta un po' da una parte, un po' dall'altra parte. Allora, se non sono seganti, come devono essere? Se vi buttate, cadete in piedi. Se non sono seganti, devono essere? Come sono queste due? Come le chiamereste? Aspettando, eh? Queste si toccano solo in un punto. Se una delle due fosse stata una retta, come l'avreste chiamata? E come la chiamereste? Tangente, perché hanno la stessa. Se andate a fare l'inversione tangente dell'una e dell'altra, è lo stesso. E deve essere lo stesso, perché se non è lo stesso, ricordatevi che per piccoli spostamenti o mi sposto lungo la curva o mi sposto lungo la tangente, è la stessa cosa. Allora, per piccoli spostamenti, se le versioni tangenti non coincidono e si incrociano per forza, allora per forza abbiamo questo tipo di situazione che, diciamo, lasciamo stare se poi l'insieme è questo e quello di sopra, eccetera, ma prendete soltanto i punti della frontiera di T. I punti della frontiera di T, se si incrociano con i punti della curva di livello, è un po' stanno di sotto sul livello più basso e un po' stanno sul livello più alto. Quindi, per forza, quello non può essere né un punto di massimo né un punto di minimo. Quindi, qual è una condizione necessaria? Affinché un punto P appartenente alla frontiera di T possa essere massimo o minimo locale relativo per F, è che il gradiente di F calcolato in PT deve essere ortogonale al, diciamo, deve essere parallelo al gradiente di F grande calcolato in P. Ricordatevi che siamo in R2, eh? Quindi questi qua sono due vettori di R2. Questo deve essere uguale alla per un opportuno per esiste lambda appartenente a R tale non è soddisfatta, innanzitutto vuol dire che il gradiente di F piccolo non è 0. Supponiamo anche che il gradiente di F grande non sia 0,
mettiamo come ipotesi che il gradiente di F grande di P è diverso da P. Se no abbiamo problemi, poi lo vedremo questo col teorema del P, però insomma mettiamoci questa ipotesi. Perché è necessaria? Perché se questa condizione non è soddisfatta, se io lo voglio dimostrare analiticamente, se io vado a prendere un punto Q, F di Q è uguale, oppure F di P più V è uguale a F di P più lo spostamento è V più V scalare il gradiente di F nel punto P più o piccolo di norma di V. Ok? Allora, siccome quando vado a prendere V come il vettore, diciamo V, vado a prendere V ortogonale al gradiente di F in P. Questo si può fare perché il gradiente di F, diciamo, se io mi muovo lungo la frontiera di T per piccoli spostamenti, praticamente V è ortogonale al gradiente di F fratto la di P. Allora, quando vado a realizzare questi piccoli spostamenti, cosa scopro? Che questo prodotto scalare non fa 0, perché questo è ortogonale a questo, ma questo non è proporzionale a questo, e allora questo incremento non è nullo, e allora spostandomi da una parte la funzione aumenta, spostandomi dall'altra parte la funzione diminuisce. Poi lo facciamo con un esempio, con i numeri. Comunque è lo stesso ragionamento di prima, semplicemente trascritto. Ok. Oh, però andiamo a esaminare meglio la situazione.